Su questo campo sfidiamo sempre la compagine americana, devo dire che vinciamo sempre. C'è una cosa nella quale non abbiamo scampo, non c'è partita, le steakhouse. Esistono tanti ristoranti a New York, ma pochi raggiungono la nomea dei miti assoluti. Quello che racconteremo oggi lo è da più di 30 anni. La cattedrale della bistecca, sto parlando di Smith e Walleski. Il secondo luogo che vi racconterò è a Williamsburg, è un locale molto trendy e di moda. I due proprietari sono due argentini simpaticissimi, hanno inventato un format veramente divertente. Torneremo poi a Manhattan per raccontarvi con una guida d'eccezione il quartiere più trendy del momento. Un vero pezzo di storia newyorkese che ha cambiato volto negli anni più volte, il Meatpacking. Ci sono centinaia di ristoranti a New York, ogni metro ce n'è uno, ma ce ne sono pochi che hanno una storia incredibile, enorme, come quello che visiteremo oggi. Smith e Walleski. Lawrence, how are you? I'm good, how are you today? Thank you for hosting us. Ah, no problem, no problem. I'm so excited. Glad. Beautiful weather outside too, so perfect day. Perfect day for some no, steak. No, I don't care about the time. But here, this is the, you know, is the steakhouse. Yeah. That's it, in New York, so. Yeah, this is this is one of the original classic New York steakhouses. We've been around since 1976, so. We know a thing or two about steak. Yeah. So let's start from the beginning. Okay. Which was the idea to Mr. Stillman? I mean, the fundator. Yeah. Alan Stillman was the founder. He actually started TGI Fridays in New York, and now it's a big worldwide national chain. But he wanted to get out of the fast food, quick paced, and do more of a high-end restaurant. So we found this place and decided to open a steakhouse. You know, there were a couple others in New York, Peter Luger's, Sparks, and then he wanted to have his own New York steakhouse where he can make a name for himself and bring this atmosphere to the people. Do you think he knows that we start with the saga, the real saga of the steakhouse? The real saga, I mean, it's not easy in New York. You know, the steakhouse, it's not easy. There's now, especially now, there's a lot of competition with everything. I think there's over 1,000 steakhouses now in New York. You know, so it's very hard, very competitive. So you got to make sure you're always getting the best product, the best meat, and making sure that you're making the meat shine, especially when you're just putting a piece of steak on a plate. You got to make sure that that is wonderful. The meat that we get here is prime, USDA cattle, okay? In the United States, out of all the cattle, only 2% of the cattle grade out to be prime. And so we compete for that 2% of that allotment of meat to bring here. All our meat is the highest grade quality. What we do is when we get it in to the restaurant, we check it out, make sure it's up to our standards, and we put it in our dry aging box for a minimum of 28 days. The dry aging process is, it's in a controlled temperature, controlled humidity, and what happens is over the time with the age, it breaks down all the water and the cells, so it tenderizes the meat, also gives it a little bit of flavor. Okay, so for a 20 day? 28 days. Benissimo, perfetto. We buy, when we get it, it's a month to six to eight weeks old by the time we get it, after it's been killed, cleaned, at the packaging houses. And then we buy shells. What are shells is we buy sections of the cow. We buy the ribs, we buy the sirloin, which is the back. Yeah. And then that's what we get in. We trim it up and then we age it. So by the time the steak comes to the guest, it's probably almost, you know, 8 to 12 weeks old by the time you get it. So it's really tender, really flavorful. Oh my God, man. Non esisto quasi più, c'è un'atmosfera qua dentro che ti invoglia in una maniera pazzesca a mangiare della carne. For me, here, for my taste, the perfect steakhouse meal is the rib steak. The rib one, yeah. The rib steak. Classic American. Classic American. The reason is there's a lot of fat.
And when you age the meat, that fat gets a lot of flavor and it helps tenderize, and it's just full of beef flavor, which is good. And for me, I like the temperature medium. So it's pink all the way in, but it's nice and it's cooked. It's me not, too. Yeah, you know, it's, when you have a fattier piece of meat, especially with that much flavor, you want it a little bit more cooked. And then for me, you can't beat cream spinach or hash browns. Those are the best. Those are signature. Do you want to start yours in Florence? Well, yeah, I did. I lived in Florence for a year. I went to the Apicius Culinary School, and yeah. I worked in Ristorante Ricci, which was across the Arno, yeah, the river. Yeah, I know. And there, so I also worked in with a butcher in the Mercato Centrale. Oh. Yeah. So they taught me, yeah, they taught me that the chianina, the bistecca fiorentina and stuff, so it was... So, Lawrence. My Italian is not very good. Do you like Italian cuisine? Yes, I love it. That's where I met my wife, so it has a very special place in my heart, you know. So there is a piece of Italy. There's a piece of Italy, and yeah, I look very Irish and German, but I have I have family in Puglia, in Acquaviva della Fonte. I have family there, so. La cosa incredibile che sta succedendo qua a New York è che in qualsiasi ristorante, mercato, negozio, ovunque vado, c'è un pezzo d'Italia. There is a little piece of Italy, yep, in all the restaurants in New York. This has made me so glad. Listen, Lawrence, I love to talk with you. We are amazing guys, great chef, but believe me, I'm so hungry. Yeah, I know you're hungry. Now, you know what you have to do. I know. You have to cook the perfect steak for me. We're gonna cook a very perfecto steak for you. All right, so this is the Colorado steak. It's 38 ounces. And this is our secret weapon, the broiler. This is how we cook everything. In here, it gets about 900 to 1,000 degrees Fahrenheit. I don't know what it is in Celsius, I'm sorry. Make sure it's really hot, and then simple, we just put salt and pepper. That's it. Tra i 12 e 15 minuti lo ha salato e preparato prima con questa, cioè già preparato con il sale e con il pepe, e via, 12-15 minuti e via, that's it, wow. So you get nice color, turn it around and flip it over. Once it gets nice color both sides, we move it more towards the front because yeah, it's a little bit cooler, because yeah, all the heat escapes here. And then we let it go for the... You flip over after 5-6 minutes? Yeah, after, once it gets a nice color, golden brown, we turn it and flip it over, right, other side, and then we pull it out to the front a little bit. Yeah. Sì, loro fanno una moglie di lavoro che è impressionante. Quindi ovviamente una griglia non gli basta, e ne hanno una, due e tre. Queste sono le tre griglie. Sotto vedete c'è la ventilazione sotto ed è ovvio. How many sticks you put over there? Like six, seven? No, six, we can put 20 maybe. What? 20. Over there 20? Yeah, it depends, because we have filet. Yeah, I mean, yeah, okay, ovviamente dice all different sizes. Sono 20 perché ci sono nel menù diversi piatti tra bistecche, filetti, costolettini di agnello che loro fanno, che sono ottimi, e c'entrano 20 plates, cioè 20 piatti, yeah, di portata, ecco. È quasi pronta, guardate che meraviglia, l'abbiamo spostata, io la vorrei mordere già così, ma tra un po'... All right, so you have to have a glass of wine with your steak. This is our Smith & Lewinsky wine that we do here. From Napa Valley. From Napa Valley, all right? So enjoy, okay? I get 2,000, sorry. No problem. I get 2. Già al taglio c'è una sensazione incredibile. A teatro si direbbe silenzio in sala. È un po' un teatro questo. I think it's good. Va bene? There is a word to describe a miracle like that. Oh my God. Non riesco a parlare, ragazzi, io non parlo. No, devo parlare, ma è difficile trovare aggettivi. Cottura perfetta, la carne è meravigliosa, ha la crosta sopra che, ecco, la potete vederla, che è super croccante,
la parte del grasso della carne si integra benissimo con tutto il resto ed è veramente un qualcosa di incredibile. Io direi che sto mangiando la bistecca perfetta, eccola. Thank you so much to Austin, that's amazing. Non c'è problema. Non c'è problema. Not a problem, anytime. Thank you. Don't say that because I want to. I'm back tomorrow in the morning. Not a problem. We need help in the morning, all right? With a bunch of. Thank you very much. Grazie. Eccoci qui da Rosarito. Entriamo dentro. So Diego, dimmi. We are here. So, can you explain your business here? The concept of the place is we're trying to not to compete to anyone in the area. So, and we come from my family come from the fish, you know, business. So, I always wanted to do that, and then we decided to incorporate that and make a fusion with Mexican cuisine. So it's a Mexican restaurant based on seafood, and we have a mezcal and tequila bar, with like 200 different mezcales. You got 200? Yeah. 200. Wow. Amazing. Because you know, each one has three different kinds, like silver, reposado, and añejo. So it's the same, brand, three different bottles. So it makes a lot of bottles in the bar. That's why. Why you chose Brooklyn and Williamsburg and not the city? Well, I moved here because I also come from a small town. So I don't like big cities. I don't like to live in the city. So I moved here to Williamsburg, and then I realized that it was a big need of this concept. It wasn't here, and I love the area. It's almost like to be in the city. You can see it, but you're not there. So this is your menu, eh? This is it. Rosarito Fish Shack. Right. I really like it because it's simple, but it's, you have a lot of dish, you know, this is what I mean. You can choose a lot of stuff, that's what I like it. So where is ceviches, a lot of tacos, and raw bar, right? The raw bar, yeah. We have the raw bar, we have like oysters, lobster, everything is fresh. We try to work with local fishermen and we try to get as, you know, as fresh as we can the fish. So whatever we can have, whatever it's on the market and whatever is fresh, we have it. Whatever it's from somewhere overseas, we can't. Your favorite tacos? My favorite tacos are the lobster tacos, definitely. We need to try it. They're like super simple and it's amazing. Tacos de Aragosta, no? In Italian. And it's very simple. It's just fresh lobster, poached, and a little bit of chipotle mayo, lime, and the tortilla, the Mexican kind of bread, the very flat bread, the tortilla. Done. A little bit of cilantro on top. Perfect, simple. All everything that it needs is in there. You try it. You like it. Wait, I wait, huh? Yeah. And then we have, from the tacos, we have the lobster, the ceviche de toro, tuna, and from the robar, the buzole oysters are delicious. I try, it's, yeah, very good. Everything is very fresh. We try to do, you know, like just the food for the day, so we don't keep, we prefer to give 86 and not sell anymore, but we don't keep it for the next day, anything. So that way, everything is fresh and, you know, we get the lobster, we boil it, and then we serve it. We don't keep it sleeping in the walking cooler. Wow. Diego, you sell a lot of tequila. Yeah, you want one? Please. Okay, would you like a cocktail or would you like to try just a plain tequila? I think cocktail is better. Okay. Wow, what the color! This is great. Cheers, Francesco. Cheers, baby. Thank you. Oh my god, it's amazing. Very good. It's good. Very How good. Do you make it? This it has Fidencio mezcal, pomegranate, red pepper, lime. That's it. Simple, very fresh, and so then good. We finish it with the rim with Tajin sauce, which is a dry
lime and citrus powder. Very, very good. So, Diego, you Argentina. Yes. My name is Francesco. Francesco. Do you mean something? Eh? Maybe? Thank you, Pope. Congratulations. Thank you. For your business, everything. Thank you. Thank you so much. Adesso vi mostrerò il posto più strano, più curioso, dove mangiare un hot dog. Eccoci qua, siamo a St. Mark, l'East Village, e questo è il nostro posto, Japa Dog. Venite con me. Come vi raccontavo prima, non c'è nulla di più classico a New York dell'hot dog, ma c'è hot dog e hot dog. Io ne ho trovato uno veramente, veramente particolare. Japa Dog. Praticamente la formula è la seguente: due grandi cucine, quella americana e quella giapponese, fuse insieme, il classico hot dog con il topping, quindi la salsa giapponese. Fanno anche una salsiccia loro, che è la main sausage del posto. Per topping si deve considerare sia la salsa, ma anche il ripieno che accompagna la salsiccia, come può essere delle verdure o il miso, cavoli, tofu. Io adesso ordinerei, io sono pazzo per la miso soup, che è una zuppa che ti servono sempre nei ristoranti giapponesi. Quando ti siedi, praticamente viene il cameriere e ti consiglia o un'insalata come in tre o la miso soup. Io prenderei in questo caso il Neji Miso. È un hot dog con del ripieno di pollo e una miso, ovviamente, sauce. Alla fine del nostro hot dog potremmo ordinare anche un hot dog, pensate voi, con del gelato. E la cosa mi sembra abbastanza curiosa. Non è nient'altro che del pan brioche con del gelato, però è curioso il fatto che abbiano studiato un qualcosa di dolce originale. Ci piace Japa Dog. Ovviamente qui ci sono le salse, per condire il nostro hot dog. Questa è una, intanto chiamano, vedi con i numeri, chiamano i panini. Questi sono crauti, peperoni, questa è una marmellata di citrullini e questi sono i citrullini normali. Qui invece ci sono le salse classiche, c'è la barbecue, c'è la salsa al wasabi, l'ho provata prima, è veramente piccante, è buonissima. La salsa alla maionese, il ketchup, insomma tutte le salse classiche anche americane. Adesso aspettiamo il nostro panino che arriva e ce lo mangiamo. This is my friend. Yeah. Wow, ecco la miso. 90, this is my. Nah. Oh, thank you so much, my friend. Che aspetto che c'ha. Assaggiamolo. In realtà, perché ho ordinato questo? Perché primo ha la carne di pollo ed è quindi è più leggera. E la miso sicuramente toglie un po' di grassezza al piatto. Mangiandone tanti tutto il giorno, se ogni tanto se ne sceglie qualcuno che ha un equilibrio un po' più leggero, non è certo sbagliato. Questo va veramente al caso mio. Molto buono, ragazzi. La carne è veramente molto tenera, si capisce subito che è di buona qualità e che è di pollo. La nota agrodolce spicca immediatamente al palato e il cipollotto conclude questa bella armonia con la sua freschezza. Facciamo un bel panino. Assaggiamo le patate. Che buone, al pepe nero, fantastiche, molto buone. Wow! Concludendo per oggi, hot dog sì, ma di concetto. Oggi siamo in un quartiere meraviglioso, a Meatpacking. Perché si chiama Meatpacking? Era praticamente il centro
di vendita e di smistamento di tutta la carne che si muoveva a New York, diciamo negli anni, all'inizio degli anni 20, ecco. Poi questo quartiere è cambiato negli anni, adesso è diventato un quartiere incredibilmente di moda. Ci sono ristoranti fantastici, molto fancy, come dicono loro. Oggi mi accompagnerà un amico, nonché un bravissimo artista, si chiama Marco Stabbi. Tanti di voi sicuramente già lo conosceranno. Andiamolo a incontrare. Marco, where are you? Francesco. Come ciao. Stai? Bene, bene. Tutto bene? Che bello rivederti. Anche io sono molto contento di vederti, Marco. Ottimo. Conosci Viola? Ciao Viola, come stai? Tutto bene? È certo che conosco Viola, eh? Senti, che dire, andiamo a fare un giro? Andiamo a vedere il meatpacking. Questa zona sta ancora in nascita. Abbiamo già fatto molto storia qui. Hanno filmato Sex and the City qui negli anni 90. Poi ci sono i clubs e poi i designer, Stella McCartney, Alexander McQueen, i clubs più chic a New York sono qui nel Meatpacking. E più di moda, c'è l'SL, c'è The Catch, ce ne sono tantissimi. E poi i ristoranti, io amo mangiare pastis, Spice Market per esempio. Adesso questa zona è molto piacevole e non è rischioso stare qui, però quando mi sono trasferito a New York nei primi anni 80, questa zona è stata molto pericolosa, è stata totalmente decadente, rovinata, tante droghe, prostituzione, violenza. Adesso è pericolosa in un altro senso, ti rubano ancora però... a meno ti diverti, c'è ancora legalmente, però costa molto di più. È un po' come Macro a Roma, testacce, tu conosci la zona lì? Certo. La stessa cosa è successo recentemente lì che è successo qui 20 anni fa, questo cambiamento. Sì, Testaccio è un quartiere diciamo molto, come posso dire, è un quartiere storico romano, sì. Dove appunto c'è il mattatoio, quindi si vendeva la carne. Sì, come qui. Ed oggi comunque è iniziato questo processo di valorizzazione di Testaccio e sta dando i suoi frutti. Era la parte diciamo che riparava la carne, la carne veniva qua in mostra diciamo, no? Vedi i ganci, catene. Tutti i ganci, le catene qua sopra. Comunque fino a un paio d'anni fa c'erano ancora le masserie. Esatto. È ancora fare il grosso di carne. Sì, poi ormai non ci sono più, no, ovviamente con real estate, ovviamente non ci sono. Esatto, un problema solo di prezzi e di real estate. Ovviamente le piccole macellerie sono state sostituite da boutique alla moda o grandi ristoranti. Ecco, vedete, qua ci sono forse le ultime due macellerie industriali rimaste qua nella zona. Vedi? Sì, ancora funziona. Ancora funzionando. Sta lavorando. Viola e Francesco, voglio dire qualcosa che per me è incredibile. Perché oggi siamo qui nel primavera di 2013. Io stavo qui nell'autunno di 2012, 5 mesi fa, e non c'era questo. Hanno fatto questo 4-5 mesi, incredibile quanto è veloce. Ci sono altri palazzi che ci vuole 10 anni per fare 3 piani. Qui c'è un nuovo museo, è già quasi pronto, incredibile. Ma sai Mark, secondo me... Questo parla di soldi. Questo parla di soldi. Allora, secondo me l'America, e specialmente New York, si muove veramente sui numeri. A New York conto i numeri. Questa è una struttura che porta soldi. Sì. Che porta gente, quindi sì. Loro hanno tutti gli interessi a farla il prima possibile. Sì. Devono ovviamente ancora fare il ponte, perché si entra il Whitney da dove siamo adesso. È una cosa geniale. Geniale. Geniale, perché questi milioni di turisti quando finiscono a Highline è quasi obbligatorio entrare il Whitney.
Francesco, questo sarà il Whitney, però il Whitney già esiste, sta uptown adesso, esisteva per tanti anni, è un museo molto importante. Dietro di me ci sono due esempi di architettura importante, architettura contemporanea. C'è quello su sinistra che si chiama, è fatto da Frank Gehry, lo stesso architetto che ha fatto il Museo Guggenheim di Bilbao, e poi quello più alto è fatto da Jean Nouvel, un francese. E questo parco, che si chiama The Highland, è diventato un modo per fare un tour di architettura. In realtà adesso è un sogno per un architetto di avere un grattacielo o un palazzo accanto a Highland, perché proprio le scuole vengono su questo parco per mostrare tutti questi capolavori di architettura di avanguardia. Francesco, è vero che abitavi a New York già per quasi un anno, però questo è il primo giorno per te stare su Highline, vero? Una volta. Sai, Francesco, che questo parco sta su un binario abbandonato, però quando funzionava questo binario non era per la gente, era per la merce che veniva... Sì. Dal porto e dalla città. Sì, esatto. E questo binario entrava dentro il grattacieli lì sotto. È spettacolare, però per 50 anni era abbandonato, solo quelli che hanno fatto le droghe erano qui. Qui diciamo fino agli anni 30, dagli anni 30 agli anni 80 è stato abbandonato. Anche più di anni 80, è stato già abbandonato negli anni 80 e tutti gli anni 90. Questa è una novità, questo parco ha tipo 3 anni. È già il parco con più successo negli Stati Uniti. È stato un gesto geniale. Una cosa bella è che hanno lasciato i binari e hanno fatto un'architettura che va in armonia con il passato, con i binari. I alberi crescono proprio dal centro di un binario. C'è movimento ancora. Che è un significato artistico, ovviamente, sì. Anche quello. Io faccio fatica ad immaginare, quando sarà aperto Whitney, l'affluenza incredibile che ci sarà su questa parte, eh? Esatto, è incredibile. Mark, sì. Noi oggi intanto ne abbiamo approfittato. Sì. Io ti volevo ringraziare tantissimo, io e Viola ti ringraziamo per questa giornata bellissima che ci hai fatto passare. Però ti faccio fare una promessa. Ok. Tu sei un grande artista, hai il tuo studio a Chelsea. Sì. Quindi mi accompagni anche a Chelsea. Con grande piacere. Eh? E poi mangiamo a Chelsea. Ti faccio sapere allora. Sì. Grazie, okay. Mark, per la tua disponibilità. Francesco, eh? Grazie. E anche questa puntata è terminata. Vi lascio con i piatti che abbiamo mangiato durante le riprese. Questo è Brooklyn Man. Enjoy! Passate per New York, fatevi sentire.